Non tendono a diminuire i numeri del focolaio Covid che ha avuto origine all'interno del carcere di Villa Fastiggi. Nelle scorse giornate, il garante regionale per i diritti alla persona Giancarlo Giulianelli aveva chiesto informazioni in merito alla situazione della casa circondariale ai direttori e ai responsabili sanitari della struttura, presso la quale negli ultimi giorni si è iniziata ad osservare una diminuzione della positività tra il personale, con casi ancora in crescita però tra i detenuti. All'origine del focolaio, l'ingresso di un carcerato, inizialmente negativo ad un primo tampone, ma risultato poi positivo ad un secondo test effettuato. Come spiega il segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, Nicandro Silvestri. La situazione attuale, purtroppo, dobbiamo riscontrare un incremento dei positivi presso la popolazione detenuta, che oggi si segnalano essere passati da 33 a 60 circa positivi, e fortunatamente abbiamo un abbassamento della positività tra il personale, che da circa una ventina di contagiati il numero è sceso a circa 12 unità. Solo un detenuto è ricoverato presso l'ospedale, ma non risulta in condizioni critiche, diciamo. Risultano essere stato questo contagio da una persona che è arrivata dall'esterno e arrestata, praticamente con i tempi di incubazione del virus ha infettato anche gli altri detenuti, perché pur essendo stato risultato negativo il primo tampone, il secondo tampone poi è risultato positivo, perciò aveva già in incubazione il virus, diciamo. All'interno del carcere si sono organizzati con delle sezioni Covid, sono state prese tutte le misure che, ahimè, dovevano essere prese preventivamente, però bisogna registrare che a oggi comunque il carcere è in sicurezza, nel senso che sono state prese tutte le precauzioni e il personale è stato dotato dei dispositivi di sicurezza. Noi come organizzazione sindacale comunque abbiamo chiesto sia alla struttura regionale, al TRAP, che al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, di verificare anche mediante una visita ispettiva e di vigilanza se presso l'Istituto di Pesaro si sia ottemperato alle varie raccomandazioni fornite dai vari DPCM e a quanto previsto dal decreto legislativo 8108 relativamente alla valutazione dei rischi biologici e al suo necessario aggiornamento all'attuale crisi pandemica. Tengo a precisare che con il garante dei detenuti Giulianelli ci siamo sentiti e abbiamo chiarito in merito al suo intervento, che era dettato da dati forniti dall'amministrazione penitenziaria. Comunque il dottor Giulianelli ha assicurato che appena si rimetterà dalla sua situazione di salute farà una visita personale al carcere di Pesaro per rendersi conto di persona della situazione.